Io adesso lascio parola a Cristian Minucci, docente di matematica. Mi sentite anche senza, no? Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Cristian, mi hanno chiesto di fare un piccolo stacco prima che inizi, diciamo, la cosa, il clou della serata, questa stampante tridimensionale. Parlerò velocemente di un software libero, quello con licenza GPL, che rispettava le quattro regole che prima Andrea ha descritto, no? E questo software si chiama Jugger. Ecco, io vorrei sapere quanti di voi conoscono questo software? Insegnate un po'. Allora, vi racconto una piccola storia. C'è un mio collega che nel 2006 mi disse di aver scoperto un software che era in grado di unire l'algebra alla geometria. Normalmente nella computazione matematica, soprattutto per le trasformate, Laplace, Fourier, trasformate in serie, dicendo, c'erano dei software che lavoravano queste trasformate da un punto di vista matematico e altri software che lavoravano queste trasformate da un punto di vista prettamente geometrico. L'ingresso di GeoGebra, insomma, questo professore mi disse, guarda, ho scoperto un software meraviglioso che è in grado di mettere sia la parte, diciamo, algebrica, analitica, con la parte geometrica, che è una cosa favolosa. Quindi questo software nel 2006 me lo disse questo professore, tra l'altro scoprì che poi lui era uno di quelli che lavorò con le FFT, probabilmente le pronunce la conoscono, che sono le trasformate Fourier veloci, no? E questo software, che si chiama appunto GeoGebra, è un software che è stato creato da una persona, da un ragazzo che è Markus Hornwasser, che è un ragazzo austriaco che sta facendo una tesi in matematica, precisamente in didattica della matematica, e c'era una parte informatica che lui doveva sviluppare, il quale nel 2002 disse, bene, io non ho un software che riesce a unire l'algebra alla geometria e vediamo se riesco a fare qualcosa. Quindi cominciò a tirare giù un'idea in grado di sviluppare, di mettere insieme queste due materie che apparentemente sembrano differenti, ma poi per chi ha fatto matematica sa benissimo che queste due materie in realtà ne è una che si intersecano e si completano. L'idea era quella appunto di creare questo software in grado di mettere insieme queste due realtà, e naturalmente questo software doveva essere libero. Perché libero? Perché questo software che lui poi creava doveva essere fruibile da tutti gli studenti, ma anche a livello della ricerca. Quindi doveva essere libero e nello stesso tempo doveva essere codice aperto, cioè open source, quindi poteva essere modificabile. Infatti lui creò questo software che si chiama GeoGebra e fu nel 2002, poi già nel 2004 col PhD, cioè col dottorato di ricerca, e lui lavorò ancora, insomma, tirò fuori le caratteristiche peculiari di questo software e lo migliorò nuovamente. Fu adottato nel 2006 dagli americani, precisamente dall'Università della Florida, il quale ne migliorò le prestazioni, e oggi abbiamo un software praticamente completo che utilizzano sia a livello universitario per la ricerca, ma lo utilizzano anche a livello scolastico, appunto, per le semplici lezioni. Quindi io non voglio farvi una panoramica di come è scritto, non vorrei farvi vedere solamente delle piccole applicazioni che vanno sia dalla scuola primaria o secondaria di primo grado, quindi medie, fino ad arrivare anche a ricerca a livello universitario. Vi faccio vedere qualche esempio giusto per darvi due o tre dimostrazioni. Partiamo dal teorema di Pitagora, no? Che è il teorema più semplice, no? A quadrato più c quadrato uguale c al quadrato, lo conosciamo tutti, no? Il quadrato costruito sui catelli uguale l'area di questo quadrato uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Ok? Con GeoGebra, se parte, facciamo partire da qua,
La forza di questo software è che dovrebbe funzionare più di questo, perché non funziona. Perché non va a spostare. Ecco. Come potete vedere, io posso variare le dimensioni del mio triangolo e tranquillamente vedere come variano praticamente le aree costruite. Questa è prima totalmente sbagliata, ecco qui 136. Vedete, io posso tranquillamente variare le dimensioni del mio triangolo e consecutivamente la somma di queste due aree mi darà sempre l'area del terzo quadrato costruito sulla ipotenusa, ma in maniera dinamica. Vedete, 100 più 144, 144. Non ho bisogno di una volta di ricalcolarlo. Questo lo fa in automatico, basta che vario la struttura geometrica del mio triangolo. E questa naturalmente è una applicazione molto più semplice. Proviamo a vedere per esempio un piccolo problema di fisica, no? Che piace tanto agli studenti in questo momento. Assolutamente no. Proviamo a vedere per esempio un piccolo problema. Un piccolo problema di fisica. Allora, solamente che allora, un ciclista pedala alla velocità di 36 km all'ora. Va bene? Durante nell'ultimo tratto, diciamo negli ultimi 4 secondi, questo ciclista che fa? Accelera. Quindi passa da 36 km all'ora, passa da 36 km all'ora a 50,4 km all'ora. Quindi noi abbiamo, supponendo che vada in modo che si rimane per un tratto, negli ultimi 4 secondi questo ciclista arriva qui a 36 km all'ora, fino ad arrivare a 50,4 km all'ora. E questa accelerazione naturalmente avviene in quest'ultimo tratto. Allora, che cosa voglio calcolare io? Voglio calcolare l'accelerazione media, supponendo che l'accelerazione sia costante, ok? E voglio calcolare anche lo spazio percorso, per esempio, negli ultimi 4 secondi. È possibile fare questo tramite un programma, tramite GeoGebra? Cioè, GeoGebra ci permette di risolvere questo problema di fisica? Secondo voi, che siete studenti? Assolutamente no. Vediamo se riusciamo
se riusciamo a farlo. Allora. Questo è il nostro schermo di GeoGebra. Ok? Scegliamo due punti, V0 uguale a 10, V1 uguale a 14. Perché V10? V0 uguale a 10, V1 uguale a 14? Perché 36 km all'ora, se li voglio trasformare, vabbè, in metri al secondo, devo dividere per 3,6, quindi ne voglio. A 36 km all'ora faccio 10 metri al secondo, a 50,4 km all'ora faccio 14 metri al secondo, ok? Quindi stabilisco queste due costanti, V0 è uguale a 10, V1 uguale a 14. Quindi con GeoGebra fisso due costanti. Poi che faccio? Fisso un punto dove dico al tempo t con 0, che sarebbe questo qui, la mia velocità è di 10 metri al secondo. Mentre dopo 4 secondi, al tempo t con 4, allora, al tempo t con 0 ho 10 secondi. Dopo 4 secondi la mia velocità passa a 14 metri al secondo. E che, infatti questi sono i due punti che mi rappresentano le due velocità in due istanti differenti. È come se io facessi un'analisi discreta del mio problema di fisica. Io non voglio fare una lezione di fisica, ci mancherebbe, lo voglio veramente farvi vedere velocemente come può essere utilizzato questo software. Poi che faccio? Tranquillamente unisco questi due punti e vado a vedere la pendenza. Perché? Perché vedendo la pendenza io riesco a capire qual è l'accelerazione. Come faccio a vedere la pendenza? Eccolo qui, n, che sarebbe il coefficiente angolare di quel segmento. Il segmento, sapete, sarebbe non solamente una parte, una retta, quindi ho il mio coefficiente angolare m che mi dice la mia accelerazione. Ma non solo, se io riuscissi a calcolare l'area sottesa a questo segmento, io potrei calcolare tranquillamente lo spazio percorso. Infatti basta che costruisco un polimono, quindi il mio trapezio, mettendo dei punti, ed ecco. Quindi ho calcolato totalmente anche il mio spazio. Quindi, come potete vedere, GeoGebra è molto utile non solo per fare del problema di Pitagora in maniera dinamica, ma anche per risolvere un problema di fisica. Ma supponiamo di variare per qualsiasi motivo un dato, io lo posso fare variando, spostando col cursore in questo caso il mio punto, e quindi vado anche là e via dicendo. Quindi un software dinamico si chiama, per la geometria, per le applicazioni dinamiche. Andiamo un po' nello specifico, proviamo a vedere un'altra applicazione molto utile che serve, non so, io mi ricordo, non so, probabilmente voi avrete fatto certi superiori, però vedo dei ragazzi anche più giovani che fanno le medie. Uno dei concetti di cui si parlerà ai superiori saranno le derivate, no? Quindi che cos'è la derivata? La derivata è il limite con h che tende a zero del rapporto incrementale, vi dicendo, vi ricordate? Parlo per loro, no? E poi hanno insegnato tutta una serie di tecniche per calcolare le derivate. È possibile tramite GeoGebra far capire come funziona la derivata di una curva? Farla vedere, no? Far vedere che questo limite tende a zero, questo limite con h che tende a zero, come vale questa derivata. Allora, la presentazione è usata persa, praticamente. Eccolo qua. A mio giudizio, forse sarà che sono appassionato di queste cose, secondo me già dal punto di vista estetico è bellissimo, però come concetto no? attraverso il GeoGebra io posso calcolare la derivata in un punto della curva, ok? E H, che sarebbe questo, vedete,
posso variare H in modo tale da simulare il limite. Infatti, guardate, prendiamo per esempio un punto x con 0, no? Sposto il mio punto dove voglio, vedete? Voglio calcolare la mia, se ce la faccio, voglio calcolare la mia derivata in questo punto. Questa è la retta secante, questa è la retta tangente, vedo tutte cose che sapete. E naturalmente posso far vedere al ragazzo come, variando H, vedete, l'incremento tende a zero, vedete, se ce la faccio. La derivata in questo punto è 0,024. Naturalmente posso far capire se mi sposto a destra la pendenza è positiva, quindi praticamente il coefficiente è negativo, a sinistra il coefficiente è positivo. Comunque potete tranquillamente vedere che è facile spiegare la derivata in questo modo, perché non devo disegnare niente, è già il software che mi permette di costruire una struttura in grado di spiegare come funziona la derivata, semplicemente facendo vedere come varia appunto questo rapporto incrementale. Questa è la funzione che io gli do, sì, lui tira direttamente fuori da tutto, senza problema. Questa, naturalmente, questa funzione qui dopo io la posso variare come credo meglio a seconda di quello che serve. Le rette secanti e tangenti sono delle ma andiamo oltre, vediamo anche una cosa molto più impegnativa, no? Voi ovviamente fate elettronica, quindi farete anche torri da segnali, qualcosa lo farete, no? Quindi trasformate i Fourier, l'avete fatta, suppongo, no? È possibile per esempio analizzare le trasformate di Fourier con un Giugetto? Tu dici, l'avete fatta, sì? Perfetto. È possibile trattare le trasformate in Fourier per esempio con un software di questo tipo? Naturalmente sì. Faccio vedere. Questa è la trasformata Fourier, va bene, sempre con la frequenza, dicendo, senza che sto a spiegare tanto la parte matematica, però come potete vedere, questo è l'integrale, insomma, dormi che è un integrale, quello lì, però vedete come varia la trasformata di Fourier a seconda della variabile che io vado a scegliere, no? E variando i parametri, io posso trasformare questa curva come credo meglio. Se per esempio devo analizzare un segnale, lo devo scomporre, no? Lo scomporre in vari segnali più piccoli, e quindi devo variare determinati coefficienti, io questo me lo posso costruire tranquillamente con GeoGebra e per esempio fare un'attività di laboratorio, tranquillamente fare un'attività. Vedete come cambia tranquillamente sia nel tempo sia in frequenza. E questa è un'altra applicazione che noi possiamo svolgere con il GeoGebra. Naturalmente questa è un po' più pesante, ci vorrebbe un computer molto più potente, vi dicendo. Però GeoGebra in realtà è uno strumento potentissimo, reso disponibile a tutti, sia nella ricerca che nella scuola. Quindi ha un valore estremo. Adesso io ho fatto vedere alcune delle piccole cose che GeoGebra può fare, ma in realtà le cose che questo software è in grado di svolgere sono tantissime. Quindi, naturalmente, ripeto, è sempre con licenza GPL, è un software open source e soprattutto un software anche libero e dove tutti possono scaricare tranquillamente da internet, basta digitare GeoGebra, lo potete scaricare tranquillamente sul vostro computer, utilizzare da domani, anche perché il mondo di GeoGebra è ricco di programmatori ma anche di gente che si adoperano per creare dei manuali. Per esempio da internet ci sono tanti manuali per poter utilizzare GeoGebra a tutti i livelli, sia a livello diciamo della primaria ma anche a livello universitario. Io vi consiglio di provarlo.